benvenuti a questo nuovo video. Allora, questo qua è un video in cui comunque volevo far vedere un po' cosa utilizzo io per sbiancare i denti, o meglio per mantenere comunque lo smalto dei denti più o meno uguale e non andare a far comunque deteriorare un po' il colore dello smalto. Allora, io sono veramente tantissimi anni che ormai ho smesso di fumare, quindi devo dire che lo smalto è migliorato nel tempo, utilizzando un po' dei dentifrici sbiancanti che comunque però secondo me alla fine in realtà vanno un po' a corrodere lo smalto, quindi ho fatto un po' una cosa, un po' l'altra, insomma adesso sono giunta alla conclusione di utilizzare solo ed esclusivamente il bicarbonato. Quindi sono praticamente diversi anni che utilizzo il bicarbonato in questo modo, vado a mischiare un po' di bicarbonato, in genere lo metto qua in questo coperchietto, un po' di bicarbonato con il dentifricio e vado comunque a creare un dentifricio, adesso in genere non c'è un dentifricio particolare che utilizzo, ma comunque sempre con il dentifricio che sto utilizzando al momento vado a mischiare il bicarbonato e vado a creare comunque una pasta dentifricia con il bicarbonato e vado a lavare i denti. In genere vado a lavarli una volta barra due a settimana, non di più, perché comunque anche il bicarbonato tende comunque a rovinare lo smalto dei denti, quindi non bisogna mai abusare anche di bicarbonato. E io mi ci trovo veramente molto molto bene, devo dire che comunque i risultati sono abbastanza buoni, però non esagero, perché comunque ho provato anche a utilizzarlo più volte a settimana e mi sono accorta, mi stavo cominciando ad accorgere che lo smalto andava un po' a perdere proprio il lucido, cominciava a diventare opaco, quindi ho smesso immediatamente. Però in questi ultimi giorni ho scoperto questo dentifricio che ho preso veramente al volo perché mi serviva la scatola del dentifricio che l'ha chiesta mio figlio dall'asilo e avendolo buttate tutte ho preso questo dentifricio al volo, tra l'altro l'ho preso all'LD, poi veramente sono rimasta senza parole perché mi ispirava perché c'era scritto sbiancante con salvia bicarbonato. Denti più bianchi dopo 10 giorni. In realtà mi sono veramente accorta che io avendolo utilizzato veramente circa all'incirca una decina di volte, mi sono accorta veramente che sbianca abbastanza bene, anzi forse meglio di bicarbonato. Sono rimasta senza parole. Mi è piaciuto tantissimo, infatti volevo farvelo vedere perché assolutamente economico, perché viene meno di 1 euro, quindi intorno agli 80-90 centesimi. Ed è ottimo, bianca molto molto bene i denti e non costa niente, quindi adesso contenendo bicarbonato secondo me non si può utilizzare sempre, però io lo sto utilizzando adesso da circa una decina di giorni e mi sono trovata l'addio e vedo veramente dei risultati, ma io già me ne sono accorta dalle prime 2 volte che l'ho utilizzato, che comunque andava veramente a sbiancare lo smalto. E niente, quindi vabbè, io ve lo consiglio perché è ottimo e tra l'altro ha un prezzo bassissimo, insieme comunque a questo al bicarbonato, non questo, ok, al bicarbonato mischiato col dentifricio che è veramente ottimo, sempre da utilizzare però con le dovute maniere, senza esagerare. Questi sono i modi economici che utilizzo io per sbiancare i denti. Poi comunque ci sono altre cose, tra cui avevo utilizzato della Z, delle striscette che costavano intorno ai 50 euro, io le avevo utilizzate anni fa e devo dire che sono ottime perché vanno a sbiancare i denti, ma io le ho odiate perché praticamente nella parte superiore ancora le riuscivo a sopportare, nella parte inferiore avevo veramente una sensibilità dentale pazzesca. Tra l'altro, a un certo qual punto che mi si erano sbiancati tantissimi i denti, non ho neanche finito il trattamento, quindi non riuscivo più a tollerarli. E quindi vabbè, questo qua era un altro modo per sbiancare i denti. Io ho sentito persone che l'hanno utilizzato e non hanno avuto questo tipo di problema che ho avuto io. E niente, questo qua è il metodo che io utilizzo per tenere lo smalto dei denti abbastanza bianco. Quindi io adesso vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!